Seconda recita di Andrea Chenier. La prima è andata tra l'altro anche molto bene, ne avevamo parlato in un'intervista precedente, le aspettative c'erano tutte, le cose sono andate come dovevano andare. Oggi la seconda recita, facciamo un po' un bilancio di questa Andrea Chenier a Sassari. Ma buongiorno a tutti, un bilancio molto positivo direi in generale, perché comunque tutti si sono applicati con grande concentrazione e intensità, diciamo che abbiamo tracciato una strada molto, molto solida da seguire, un'opera estremamente difficile dove praticamente tutti la debuttavamo tranne il baritono. Il coro si è applicato con grande intelligenza, l'orchestra altrettanto, penso che i risultati si vedano sul campo. Marcello Montadelli lascia Sassari adesso dopo questa seconda Andrea Chenier per fare? Adesso vado a fare un importante galà che si chiama una consegna di premi, che si chiama Opera Awards, ritorno nel mio teatro in Romania, dove tra gli altri avremo lo speciale ospite di Roberto Alagna, che canterà quattro arie, e poi Lucia di Lammermoor la prima il 13 gennaio, con la regia del maestro Sherban, e come tenore del primo cast ho preso Ramon Vargas. Buttiamola un po' in cacciara, il maestro Montadelli è un grande tifoso milanista, ma come farai lontano dall'Italia a seguire il tuo Milan? No, il nostro. Il nostro Milan, ecco, dai, condividiamo questa passione. No, io in Romania sono molto fortunato perché ci sono quattro canali di sport, si chiamano Digi Sport, dove sono praticamente focalizzati sul calcio italiano. Io poi ho un bellissimo appartamento, sono fortunato. Ho un grande TV, grande come una parete, incredibile, non mi perdo neanche una partita del Milan, assolutamente mai. Ma questo campionato è appannaggio della Juve o no? Aspetterei a dirlo, noi siamo un pochino indietro, nel senso che comunque mancano ancora delle... Insomma, il mercato di gennaio non ci aspettiamo granché date le vicende note finanziarie. Però secondo me i ragazzi faranno molto 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 bene. Non credo che andranno a insidiare la Juve perché si gioca per il secondo posto, parliamoci apertamente. Però vediamo cosa succede. Quando andrà in onda questo backstage, lo scontro diretto che ci sarà domani tra Roma e Milan sarà già andato in onda. Fai una previsione e dai le due soluzioni diverse. In una canti vittoria e nell'altra chiedi scusa. Cosa mi dici? Ma io quella... E poi la tagliamo così mandiamo in onda quella giusta. Ok, io propenderei per un X2. X2 per noi. Pareggio. Ottimista, speriamo che sia invece uno fisso stasera qui in teatro. Assolutamente, dobbiamo vincere almeno 4-0, almeno si vince 4-0. Ma io credo che ci riusciremo, tu? Scherzo. Io credo ci riusciremo, tu? Faremo il possibile, grazie. Grazie a voi. Il maestro Antonio Costa, maestro del coro, la prima è andata. Questo coro ha iniziato a provare quest'opera dal mese di febbraio, ben pochi lo sanno. Quali fatiche? Sì. Dal mese di febbraio, ma una volta alla settimana. Bene, ovviamente, e comprendendo anche un ballo in maschera. Certo. Però quello che volevo dire è che si inizia a lavorare già da un po' di tempo addietro. Beh sì, perché erano due opere molto delicate, difficili, ritmicamente, insomma, non è stata una cosa molto laboriosa, però insomma, chiaro, andava fatta. Più faticoso ballo in maschera o Andrea Chenier? Che differenze ci sono per il coro ovviamente tra le due opere? Allora, ballo in maschera c'era più da cantare, difficile comunque, mentre Andrea Chenier è più corta, diciamo riguardo il coro ovviamente, ed ha però degli interventi così sporadici e molto delicati, molto difficili da inquadrare. Come se l'è cavata il coro secondo te? Secondo me bene, anzi se faccio riferimento a tutte le esecuzioni anche storiche che ho sentito, insomma ce la caviamo bene, perché non ho sentito mai un'esecuzione perfetta, mai. Un pregio è un difetto di questo coro? So che non è una domanda pertinente per un maestro del coro, però mi piacerebbe sapere tu obiettivamente se dovessi dare un pregio a questo coro e anche un difetto. Allora, i pregi sono è formato da elementi tutti validi, scelti, quindi sono, che fanno parte anche di altri corali,
Difetto, forse si aspetta troppo all'ultimo momento per imparare a memoria. Sì. Quindi difficoltà nello studio qui. No, difficoltà, cioè ci si rilassa, c'è tempo, pensiamo, siamo a febbraio, a dicembre c'è tempo, poi alla fine bisogna correre, insomma, faticare un po'. Cosa vuol dire fare il maestro del coro? Vuol dire una fatica enorme, uno stress terrificante. Diciamo che lo fai volentieri però. Ah sì, e beh, se no non lo farei, assolutamente. Va bene, quindi mettiamo in archivio anche questo Andrea Chenier. Bene. Sì. Aspettiamo il prossimo anno? Sì, sì, credo di sì, salvo rotura o maluso. Bene, allora l'appuntamento è per l'anno prossimo sicuramente col maestro Costa. Noi speriamo di esserci, grazie. Grazie a te, arrivederci. Francesco Congiu, una delle più belle voci, come promessa, nel panorama lirico della nostra città. Francesco, tu adesso sei qui in veste di corista, però non ci dimentichiamo che in Un ballo in maschera hai anche interpretato una piccola parte, ma che ti ha dato l'opportunità di esordire. Come ti sei trovato? Molto bene, dai, devo dire, è stata una bellissima esperienza, mi sono divertito. Speriamo ricapiti, che dire. Andrea Chenier invece fai parte del coro. Che idea ti sei fatto di quest'opera? Beh, è un'opera gigante, come possiamo dire. Comunque molto bella, diciamo, l'ho rivalutata perché io non sono tanto un appassionato del verismo, comunque di questo Novecento. Però, diciamo, studiandola e cantandoci ho avuto modo di apprezzarla per quello che è, un grande capolavoro. Tu ti sei diplomato in canto quando? Un mese e qualche settimana fa. Fresco, fresco di diploma, con una votazione di? 110 lode. Ecco, la lode non l'abbiamo data noi ovviamente, però vi garantisco che è una gran bella persona, soprattutto perché è un ragazzo coi piedi per terra, al quale auguriamo una grande carriera se fosse possibile. Grazie Francesco. Ti ringrazio, grazie a te. Cristian Spanu è uno dei protagonisti di quest'opera, nonostante i suoi 13 anni, sì. 13 anni, è uno dei protagonisti di quest'opera ed è diventato già un veterano, perché Cristian non è alla sua prima apparizione in teatro, vero Cri? Vero, è la mia terza volta che apparisco. Allora, diciamo che hai fatto Nabucco, dove hai interpretato la parte di mio figlio, niente poco di meno che. È vero. Poi hai fatto Elisabetta, regina d'Inghilterra. Ma come ti trovi? Ti piace questo mondo? Moltissimo, sì. Mi diverto, mi piace. Ma c'è qualcosa, dimmi la verità, adesso me lo puoi anche dire. Dimmi la verità, c'è qualcosa che non ti piace, qualcosa che vorresti cambiare? Di questo teatro? A verità no, perché mi piace tutto. Tu ti trovi bene? Molto. Senti, ma l'anno venturo cosa pensi di fare? Boh, tu studi al conservatorio, vero? Certo. Studi cosa? Il violino. Come ti trovi? Abbastanza bene. Ma pensi di continuare oppure qualche... No, non vorrei continuare perché suonare non mi piace, non mi appassiona così tanto. E cosa vorresti fare? Certo che trovare un ragazzo a 13 anni che ha degli obiettivi diventa un po' difficile, perché forse decidere è ancora un po' presto, ma tu hai un'idea di quello che vorresti fare? Vorrei continuare sicuramente nel mondo del teatro, sicuramente, sì. E poi da grande non so cosa fare, la verità. Io ti suggerirei di aprirti un'edicola, visto e considerato che quest'opera per i giornali. Grazie. Grazie. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Questa signora è la responsabile del trucco. Tutto quello che voi vedete all'interno delle opere è
un capolavoro firmato da Sonia. Grazie, Monia. Monia. Non possiamo alzare le voci perché qua ci sono i camerini degli artisti. Monia, questa cos'è? Sto per entrare nel camerino della contessa e questa è la prima parrucca fatta in carta che metterà per il primo atto la contessa. Sembra un insieme di tagliatelle, di ravioli, sì, conditi. Invitante, molto invitante. Madonna, ma chi le ha fatte queste? Opera di Ciamarughi? Sì, le ha disegnate Ciamarughi, il costume, e poi sono state realizzate a Roma. Ma togliamo, quanto pesa una cosa? No, è leggerissima. Sono leggere, quindi sì, non è che poi vanno lì con è la importante, testa. Maestosa, però è leggera, altrimenti avrebbero difficoltà. Grazie, Monia, corri dalla signora. Ok, grazie, buonasera, grazie. Amici, come vedete siamo in piena rivoluzione francese, io ne sono testimone effettivo. Andrea Chenier, siamo in compagnia di Marco Spada, niente meno che regista di quest'opera, niente meno che direttore artistico dell'Ente Concerti. Marco, allora, Andrea Chenier a Sassari, che come l'hai vista e come l'hai pensata? Beh, torna dopo 13 anni, mi è sembrato il caso di rifarla perché è un'opera bellissima e ingiustamente uscita dal repertorio come lo era negli anni 50, 60, anche 70. Oggi è difficile rappresentarla perché è un'opera che richiede un certo sforzo produttivo, quindi coro, orchestra, ballerini, figuranti, gran costumi, cambio di costume. Tu sei nel secondo atto, sei già un borghese, mentre nel primo sei un nobile. E quindi insomma, diciamo, mette alle prove le forze di un teatro. Registicamente ho voluto un po' interpretarla mantenendo, diciamo, le epoche giuste, quindi a cavallo tra il 1789 e il 1794, ma rivedendo un po' tutto il look dell'opera, diciamo così, non ricostruendo l'intera città di Parigi con i luoghi come sarebbero descritti dal libretto minuziosissimo di Illica, creando una sorta di luogo astratto nel quale gli eventi prendono forma attraverso le persone. Ecco, sono le persone, che i personaggi che delineano gli eventi, più alcuni diciamo così oggetti di scena che servono a chiamare l'attenzione sulla simbologia dell'opera. Per esempio l'azzurro sofà, che è indicato nel libretto nel primo atto e che è un protagonista vero dell'opera perché rappresenta il simbolo della nobiltà. Così come nel secondo atto ho sostituito l'altare di Marat con il coltello che Charlotte Corday ha utilizzato per uccidere Marat, e quindi è diventato un simbolo della rivoluzione, al punto che Andrea Chenier scrisse un'ode in favore di Charlotte Corday e in questa regia viene proprio attaccata da lui sul coltello prima dell'inizio del secondo atto. I personaggi della sfilata del secondo atto, quelli che vengono citati dal coro, tutti i rappresentanti, diciamo, del terrore in quel periodo, sono invece stilizzati nei loro autentici ritratti, nelle loro stampe settecentesche, e scendono giù a mo' di ghigliottina. Quindi questo è un po' il gioco che abbiamo inventato con la scenografa Fulvia Donatone e col costumista Alessandro Ciamarughi. Oggi è la seconda recita, venerdì, due giorni fa, c'è stata la prima. Se tu dovessi fare una critica alle critiche, che cosa ti sentiresti di dire? No, mi sento di dire che la critica è libera naturalmente e le stesse cose si possono dire in modi diversi, e se la critica è costruttiva va sempre bene, se è semplicemente per giudicare, ecco, allora bisognerebbe un attimo prima di appoggiare la penna sulla carta pensarci un attimo. Andiamo a prendere la Bastiglia? Andiamo. Grazie. Alain Lepore, ormai da anni protagonista in palcoscenico non come attore diretto, ma come colui che coordina e mette insieme tutto quello che poi voi vedete dalla platea. Alain, la tua esperienza a Sassari? È un'esperienza che mi sta formando sia artisticamente, umanamente e nell'umiltà. E sto scoprendo sempre di più, adesso saranno quasi 10 anni che sto qui in questo teatro, che vengo come ospite ogni anno e sono veramente gradito come presenza, che alla fine l'opera la conosci soltanto quando la monti in palcoscenico e aggiungi coro, aggiungi tutte le maestranze, queste possono essere i cantanti, le comparse, e capisci veramente lo spirito del testo proprio e della musica.
solo mettendole, aggiungendo e unendo tutte le componenti. Tu sei 10 anni a Sassari, questa è una domanda io ormai dico ricorrente, faccio a tutti, ma tu in 10 anni a Sassari cosa hai preso di Sassari e del teatro di Sassari? Ho preso una serietà, ho notato subito una serietà, una grande professionalità e anche una voglia di far scoprire, di riscoprire a un pubblico che già è molto colto, quello sassarese, perché ha una lunga tradizione, dei capolavori che ahimè non si fanno più e che comunque la gente ha voglia di sentire. Insomma, io ricordo, ma non perché ci sono affezionata, questa Adriana Lecouvreur che è stata fatta qui, che il pubblico comunque conosceva, anche se non l'aveva mai vista, la conosceva, come conosce l'Andrea Chenier, come conosce titoli che vengono riproposti. Ahimè, peccato che è una stagione che dura talmente poco e le recite, dopo il grande lavoro dietro di 15-20 giorni che c'è dietro un'opera, peccato che ce ne siano solo 2 di repliche che non possono essere che il numero più volte è anche riprese, come fanno tanti teatri. Obiettivamente, ti sentiresti pronto per una tua regia personale? Da premettere che io questo te lo devo. Noi abbiamo fatto un ballo in maschera, l'opera precedente a questa, in questa stagione lirica, dove Alain è rimasto dietro le quinte, però obiettivamente gli devo riconoscere un gran lavoro, perché chi ha messo in piedi l'opera, sebbene già pensata, ideata, eccetera, è stato lui. Ecco perché la mia domanda: ti sentiresti pronto davvero per una regia tutta tua? E quanto dobbiamo aspettare per questo? Allora, quanto dobbiamo aspettare lo sa solo Dio. E ti senti pronto? Mi sento pronto, perché se Dio sceglie una cosa, rende anche capace a farla. Ecco, allora esprimi un desiderio. La tua opera, l'opera che tu vorresti, con la quale vorresti esordire da regista, da primo regista, quale potrebbe essere? Potrebbe essere un Rigoletto, potrebbe essere una Tosca, potrebbe essere una Vallì di Catalani, potrebbe essere una Gioconda. Sono tutte opere che ho aiutato a mettere su, però che non ho fatto mie, e che comunque, mettendole su, riesco anche a capire qual è poi la mia vena artistica ed estetica che metterei. Alain Lepore, 10 anni a Sassari e noi lo aspettiamo come regista. Adesso ultima domanda, buttiamola in cacciara. Un piatto tipico sassarese che ti fa morire? Le seadas. Non è tipico sassarese, è tipico sardo, però hai centrato. Però a Roma non si trovano, quindi sono ottime. Grazie Alain.